Ciao, sono Mara Fortuna e sono qui per parlarvi del mio romanzo edito da Giunti, Le magnifiche invenzioni. Si tratta di una storia ambientata a Napoli, alla fine dell'Ottocento, e i protagonisti sono due fratelli, Gaetano e Tonino. Gaetano è un ballerino e sta per debuttare in Coppelia come primo ballerino. Tonino invece fa l'apprendista da un fabbro e ha una vita durissima. Entrambi i fratelli sono molto soli. Gaetano non è accettato dal corpo di ballo per le sue umili origini e Tonino non riesce a fare amicizia nemmeno con i ragazzi del quartiere che lo rifiutano e lo prendono in giro per la presunta omosessualità di Gaetano. Quindi sono due giovani con un forte bisogno di riscatto sociale e in contraddizione con l'ambiente in cui si trovano. Chi farà da detonatore per queste contraddizioni è un personaggio noto a chi studia il cinema, Étienne Jules Marais. Marais era un fisiatra, uno studioso del movimento, che costruì una serie di straordinari strumenti, tra cui il fucile fotografico con cui girò i primi filmati della storia, ben prima dei fratelli Lumière. Marais vuole studiare i salti di Gaetano, li vuole fotografare e dall'incontro con Marais le vite di Tonino e di Gaetano cambieranno. Tonino scoprirà che vuole fare l'inventore e si metterà a studiare il volo e Gaetano si innamorerà di Marais, capendo finalmente cosa vuole dalla sua vita sentimentale. Le invenzioni magnifiche di cui parla il titolo sono il volo, il cinema e l'anarchia, l'utopia sociale perfetta. Un momento particolare di questa storia sarà quando Gaetano e poi Tonino si recheranno a Parigi in concomitanza con l'esposizione Universelle del 1889. Là i due ragazzi si troveranno in una città in pieno fermento con gente che viene da tutte le parti del mondo e scopriranno le invenzioni meravigliose di quel periodo: il telefono, i palloni aerostatici, l'illuminazione elettrica, ma soprattutto a Parigi capiranno che cosa vogliono fare nelle loro vite, anche se sarà a Napoli al ritorno che riusciranno a trovare la loro strada. Questo romanzo infatti parla del desiderio di realizzare le proprie visioni, dove la visione è la capacità di guardare oltre, che porta inevitabilmente a uscire dai sentieri già battuti e a correre dei rischi.